Buongiorno, buongiorno, anche oggi ci troviamo qua e parleremo di 5 esercizi, 5 per rilassare i nostri occhi che sono spesso, sempre più spesso, a contatto con device di qualunque tipo, dal computer al telefonino, leggere mail, leggere messaggi, eccetera, eccetera. Per far questo dovremmo avere solo un piccolo oggettino che abbiamo tutti a casa, una penna. Ok, di qualunque tipo. E incominciamo col primo esercizio. Il primo esercizio è un esercizio di convergenza, ovvero dobbiamo cercare di avvicinare la nostra penna dalla lunghezza del nostro braccio, avvicinarla fino ai nostri occhi. Il trucco è riuscire a convergere i nostri occhi mantenendo una e una soltanto come penna. Che cosa succede? Quando noi non riusciamo a convergere bene, questo mi crea uno sdoppiamento dell'oggetto. Questo sdoppiamento si chiama diplopia. Ok? Per evitare questa diplopia, che può avvenire anche durante un affaticamento, se leggiamo tanto, se stiamo tante ore al computer e torniamo a casa la sera che siamo stanchi, possiamo eseguire questo esercizio per rilassare leggermente gli occhi. Ok? Miriamo quindi la penna, la avviciniamo con una certa velocità, non troppo veloce, non troppo lenta, testa bella ferma. E allontaniamo. Ok, questo esercizio da fare circa 10 volte ci permette di poter creare una convergenza. La penna più o meno davanti al nostro sguardo, avviciniamo fino alla radice del naso, fino ad arrivare piano piano anche vicino 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 al nostro naso, mantenendo sempre una sola penna. Mi raccomando, non può essere a fuoco, cioè è impossibile che sia a fuoco. Ok, secondo esercizio, esercizio numero 2, esercizio del cerchio, quindi la penna sta sempre davanti a noi, avviciniamo la penna, la seguiamo con lo sguardo, non deve essere mai sdoppiata e fa un cerchio, un'ellisse. Manteniamo la testa il più ferma possibile, ok? Cerchiamo di mantenerla il più ferma possibile. Secondo esercizio, sempre da fare 10 volte, una volta in senso antiorario, un'altra volta in senso orario, in modo tale da lavorare sempre al meglio. Altro esercizio è l'infinito. L'infinito si può fare in vari modi, dal centro del nostro sguardo, quindi con la penna vicino al nostro naso, creiamo un movimento che arriva sempre più lontano e fa l'infinito. Lontano, quindi in senso longitudinale. Se vogliamo andare in senso trasversale, possiamo fare col punto fermo sempre abbastanza vicino al nostro naso, un 30-40 cm, seguiamo la testa il più fermo possibile. Ovviamente attiveremo la muscolatura della nostra testa sempre, quindi sarà impossibile mantenerla perfettamente ferma. Altro esercizio sempre facendo il segno dell'infinito è dal basso all'alto, cerchiamo e facciamo questo sempre più vicino al nostro naso in modo tale che ok, il nostro occhio vada a lavorare sempre di più, la convergenza utilizzi la muscolatura e la contragga la muscolatura sempre di più. Questo esercizio è veramente ottimo da fare 10 per volta, 10 magari per giro. Altro strumentino che possiamo usare, che magari facciamo difficoltà a trovarlo a casa, ma se volete potete prendere un cartoncino tipo questo, ritagliarlo, dargli una sagoma concava da un lato e inserire vari punti separati per il primo tratto vicino al naso di 3 cm, poi mettiamo 6 cm fino al centrale e altri 6 cm fino a questo qua verde e poi continueremo fino al verde finale. Come si utilizza? Si appoggia direttamente sopra il nostro naso, sotto gli occhi. Dovremo andare a vedere il primo, piegandolo un pochettino, il primo pallino, quello verde, e convergendo sempre di più arriveremo rosso, verde, abbasso la testa per farvelo vedere un po' meglio, rosso, verde, fino ad arrivare all'ultimo e poi rilasciare. Teniamo ogni pallino in convergenza per circa 3 secondi. Ok, e rilasciamo, rilasciamo. Che cosa succede? Quando noi appoggeremo il cartoncino verso il nostro naso, vedremo partire due linee, anche se una che parte dall'occhio sinistro e una dall'occhio destro. Vedremo
faranno una croce esattamente nel punto del pallino e quello sarà la convergenza che noi avremo. Ok? Questo tipo di esercizio è sempre preferibile farlo la mattina appena svegli o la sera prima di chiudere gli occhi, in quanto il sistema nervoso centrale farà un reset neurologico e ci rilasserà un pochettino il tutto. Altro suggerimento da fare: se riuscite, tenete la bocca bella rilassata o addirittura con un sorriso, in quanto se noi riusciamo ad attivare il nostro sorriso, automaticamente rilasseremo la muscolatura oculare e non daremo delle tensioni a livello buccale, come avete visto nello scorso video che vi metto poi in link, dove si riusciva a vedere quanto una problematica di natura odontoiatrica o una malocclusione poteva creare delle problematiche a livello di convergenza oculare. Questo è l'ultimo esercizio, io vi saluto, mettete like qua sotto e iscrivetevi al canale se volete seguirmi in altri consigli per il vostro benessere a livello posturale. Grazie, ciao, buona giornata.